Cari amiche, buongiorno. Allora, vogliamo finire la nostra bambolina, ma oggi non ce la facciamo. No, sto scherzando, facciamo un po' alla volta. Non abbiamo fretta. Ho scelto questi capelli qua per la nostra bimba, che secondo me li staranno divinamente. Molto molto belli. Già questo tipo di capelli è molto bello, ci sarà proprio questo tipo nel kit. Allora, come anticipazione vi dirò anche che faremo, adesso mi imposto un po' sulla mia pagina per controllare qua cosa sto facendo. Tolgo il volume, eccomi qua, togliamo il volume. Guardate, mi vedo carino. Bene, quindi però vi voglio dire che i vostri commenti arrivano un po' in ritardo qua, ok? Là sull'iPad li potrei vedere subito, però sto sopra di me, quindi non riesco a vedere. Invece qui ci vuole un pochino di tempo. Comunque, quindi se mi scrivete qualcosa, io non rispondo subito perché proprio non lo vedo. Ci vuole un po' di tempo. Dicevo che li faremo la pecorella, sì, ce l'avrà un corpicino così con la pellicetta e la faccetta, il musetto e le zampine con un tessuto bianco. Allora, questo. Poi li faremo il basco. Invece di fare tutta la conciatura, faremo la conciatura a metà, come si fa per il cappellino, e li cuceremo il basco, perché ho una malina che sta proprio divinamente con il colore delle scarpine, ma anche per spezzare un po' sarà più carina, più colorata. Ci mettiamo questa decorazione qua, che anche questa c'è nel kit. Poi cos'altro? Va bene, come progetto per questo personaggio vi ho detto tutto. Adesso non ci resta che cominciare a lavorare. Allora, mi sa che fanno un po' di lavori qua. Tocca chiudere. Magari così si sente di meno. Insomma, va bene. Intanto le attacchiamo la testa, perché nonostante che la vedete così, la dobbiamo ancora cucire al corpo. Quindi iniziamo da questo oggi. Mi servirà un ago normale con un filo normale e un ago lungo così, con un filo un po' più resistente per cucire la testa. Allora, anche se adesso vediamo, prima la attacchiamo, vediamo come si tiene. Perché diciamo i modi per farlo sono un complice. Spesso dipende proprio da come viene la prima parte. Cioè, il primo passaggio, se già con il primo passaggio si tiene bene, non c'è bisogno di fare il secondo. E questo lo verifichiamo subito. Appena riesco a fare questa prima operazione, che è non vi farò passare tutta la mattina qua tranquille. Eccolo qua. Ci serve più di mezzo metro di filo, per sicurezza. Non ci serve fare il nodo, non c'è bisogno. Carmen, buongiorno cara, ti aspettavo. So che la stai facendo con me, la bambolina, quindi ci tenevo che la facessimo insieme. Benissimo.
Come stai andando con i lavori comunque? Sei a buon punto? La mia faccia devo cercare, penso che è questa. Perché adesso una volta decisa la faccia. Sì, questa assolutamente, questa bella. Allora, Carmen se vuole mi risponde, a che punto sta anche lei? Così magari alla fine dei lavori ce la farà vedere anche la sua bimba, sicuramente verrà bellissima, con altri colori, perché lei avrà scelto i suoi. Oh, 5 Minion, sei mitica Carmen. Wow, bravissima. Voglio dopo le foto, mi raccomando. Per favore. Intanto ci occupiamo di... Non mi piace, allora tolgo. Vedo che sto spostando un po' la lampada perché vedo che fa le linee. Così. Bene. Quando abbiamo scelto la nostra faccia, sarebbe la parte che mi piace di più, che è più rotonda, che è più bella, che non ha i difetti, ok? Quindi andrà così. Prendiamo la nostra testolina e da sopra, entrando un punto centrale per voi, quello che decidete che è il centro, così entriamo all'interno del collo senza prendere il tessuto intorno, possiamo lasciare la codina. Adesso questa è la mia faccia, prendo un pochino di collo, così, infilo l'ago, lo attraverso e poi rientro nel collo uscendo un'altra volta sulla nuca. Adesso non mi resta che tirare il tutto. In realtà questo è anche il modo per fare la testa che può girarsi. Vedete? Questa è la testa che si girerà tranquillamente. Quindi, se vi fa piacere, possiamo lasciare anche così. Usando il filo molto resistente, non dovete preoccuparvi che si strappa o qualcosa. È entrata così. Il collo è entrato così tanto nella testa, quindi si dovrebbe tenere. Qua sotto, come vedete, non si vede niente perché è fatto la fessura dove entra il collo è fatta su misura, quindi direi che è perfetta. Ora, una piccola accortezza, se volete, prendo un bottoncino. Prendiamo un bottoncino, questo è simpatico perché c'ha, se mi passa l'ago ovviamente fatemi vedere, a fatica, però passa, ok. Prendo l'ago, passo all'interno e a questo punto sì che posso tagliare, perché così tutti i miei fili resteranno sotto il bottone. Simpatico? Ditemi che è simpatico. Roberta, buongiorno. Roberta mi scrive che mi ha condivisa. Grazie Roberta. Vi chiedo comunque anche agli altri di condividere i miei video e le mie foto perché così a onda d'urto, come si dice,
il nostro lavoro viene trasmesso anche agli altri. Non dovete essere gelosi che qualcun altro impara a fare le bambole come voi. Viviamo sparsi per tutta l'Italia. Quindi, quante bamboline potete fare al giorno? Ditemelo. Io, se proprio mi sforzo, ne riesco a finire una. Lavoro 5 giorni a settimana, me ne farò 5, bene, ne farò, ma proprio alla grande, 20 al mese, se avete abbastanza ispirazione, ovviamente. E quante persone ci sono che vogliono le bamboline in Italia? Sono infinite, ragazzi. Quindi più ne li facciamo, più le persone imparano a conoscerli, più si innamorano di questo tipo di bamboline. E più lavoreremo tutti. Abbiamo iniziato adesso, questa è la moda, diciamo che è entrata da pochissimo in Italia. In Russia è da, non ve lo dico, ormai decine di anni. Da noi questo tipo di cultura delle bambole fatte a mano ci sta da molto tempo. Qua c'erano le pigotte, ci sono ancora per l'amor di Dio. Però diciamo questa è l'evoluzione. Questi sono molto 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 più complessi come bambole. Più persone sanno fare queste bamboline, più li fanno, più lavoriamo tutti, perché per ogni bambola c'è un suo cliente. Non pensate che se quello impara diventerà più bravo. Non esistono bravi qua, perché ci sono i clienti per tutti i gusti. Ci sono sicuramente da qualche parte d'Italia un vostro, diciamo, cliente, se vogliamo dire, perché no, che aspetta proprio vostra bambolina e gli piacerà proprio la vostra. Non dobbiamo essere gelosi che qualcun altro impara. Proprio per questo vi chiedo, condividete i video, condividete i tutorial, fate imparare anche gli altri. Ci provano, lo faranno per sé, che male c'è? E intanto questa conoscenza, questa bellezza si propaga per tutta l'Italia come un'onda. Arriva magari anche nel vostro paese, qualcuno vedrà, magari non lo conoscete, non potete conoscere tutte le persone del vostro paese, quanto è grande la vostra città. Per far conoscere queste opere d'arte, secondo me, ogni mezzo è buono. Quindi se vi piace, sono molto felice se condividete i miei video. Infatti sono immensamente grata a Roberta che l'ha fatto e che magari lo farà anche in futuro. Così che il lavoro mio e il lavoro di tutti voi viene più conosciuto. Da questo commento ho preso lo spunto per fare tutto un discorso. Grazie Roberta ancora una volta. E vorrei continuare con questo lavoro che sto facendo. Guardate che bellezza che è uscita. Non ci sono i fili. Tutto bello, perfetto, liscio, non ci sono nessuna cucitura fuori posto, eccetera. Quindi direi che potete utilizzare questo metodo tranquillamente. Ecco, ripeto, non sono gelosa. In più il bottone mi aiuta a tenere il nodo che ho fatto. Cioè io l'ho fatto, tiro, zac, bottone preme, avete visto? Ovviamente adesso un attimo, non tirate troppo, cioè non chiudete, non fate il nodo definitivo finché non controllate dove è arrivata la testa, sennò la testa potrebbe essere arrivata anche alla pancia. Essendo morbida, lasciate un po' di collo e solo dopo, quando siete soddisfatte della sua lunghezza, un po' di collo lasciate sempre, possiamo fare il doppio nodo, uno, l'altro, se non siete sicure facciamo un giro, uno
e l'altro e lo rifacciamo il nodino, così è sicuro che si tiene. Voilà. Ecco qua. Bene? Possiamo anche tagliare e tutto rimarrà sotto a questo splendido bottoncino. Ecco, la zucchettina della mia bimba è pronta. Sta già al suo posto. La testa si gira. Ripeto, volendo lo possiamo lasciare così. Magari per questa volta, perché se no possiamo anche cucirla qua sotto, ma io vedo che è molto curiosa e carina in questo modo. Che ne dite? Lasciamola così. I capelli di oggi, che sono questi, li cuciremo. Lo so che siete abituati, anch'io lo faccio, a usare la colla a caldo, ma questa volta per cambiare impariamo un altro metodo, o magari qualcuno lo sa già fare benissimo, e cuceremo i nostri capelli alla testa. Avendo la testa morbida, noi lo possiamo fare con la pallina di polistirolo, non si poteva fare, quindi il metodo della colla era perfetto per la testolina con la parte solida come la pallina di polistirolo. Nel caso della testa imbottita ci sono più opzioni e questo è uno che possiamo utilizzare tranquillamente, cioè cucirli alla testolina. Dunque, cosa mi serve? Mi servono forbicine piccole, queste. Mi serve un filo, un aghettino, questa volta piccolino, questo. Ui, il telefono che vola. Ops. Ecco così. Stai fermo, bravissimo. Prendiamo un filo normalissimo, va bene? Marina, scusa che non ti ho salutato, buongiorno cara. Stavo presa dal discorso, come sempre mi accade. Oggi faremo solo i capelli, adesso ve li cuciamo la testa perché anche stamattina ho un pochino da fare. Quindi forse pomeriggio possiamo fare il basco. Se vi va, io potrei, sì, perché no? Vi va? Facciamolo? Vediamo anche quanto caldo fa, perché sinceramente questi giorni sento un po' di spossatezza, però va bene, queste sono piccole cose. La mattina si lavora meglio. Allora, questi splendidi capelli sono veramente troppo belli. Guardate che meraviglia. Sono poi precisi proprio per lei, non sono tanto lunghi, dovrebbero essere 10-15 centimetri, sono qui, la misura, però non si vedono perché essendo ricci si accorciano. Brava Carmen, sì, no, ti dico, anche a me mi piacerebbe perché la voglio vedere, è 15, anche un pochettino di più, però essendo un bel riccio vengono più corti, quindi iniziamo da dietro, come sempre. Il capello ha anche questo il suo verso. Vedete, qui fa così, poi da qui fa così. Probabilmente stavano piegati in questo modo. E quindi noi dobbiamo un pochino seguire il loro verso. Non che cambi molto perché sotto il basco poi tutto viene nascosto. Quando i capelli uno sopra l'altro estratti comunque si mischiano essendo ricci. Lisce no, lisce dobbiamo seguire quello e basta. Ma i ricci sono un po' più
sono movimentati e quindi secondo me possono essere, possiamo fregarcene anche del verso. Se metto così è così, se metto così è così. Boh. Vabbè, non ha importanza. In questo caso vorrei dire, inizio da sotto, lascio tipo, vi dico sempre con il centimetro, così, 2 centimetri da sotto. Lo so che sono tanti. Mettiamo un po' di meno, 1 e mezzo dal collo. E dalla cucitura qui, facciamo una piccola piega, minuscola, così per far sì che non si vede questa, questi fili. Facciamo una piccola piega e la assicuriamo con il filo. Oggi non ce l'ho tanta luce perché ho dovuto chiudere la finestra, ma la apro. Sento che i lavori mi hanno smesso, perlomeno hanno smesso di usare i macchinari. C'è un po' più di luce. Questa sarebbe la luce normale. Non faccio le prove. No, la lascio. Lascio anche l'abat-jour. Va bene. Allora, una volta che abbiamo piegato, iniziamo dalla cucitura qua e semplicemente con il passo in avanti, un piccolo passetto. Beh, l'inizio lo voglio assicurare un po' di più perché vedo che, essendo doppio, si arriccia un po'. Faccio così, all'inizio fate più, ecco così, ho assicurato. E per dritto fino alla prossima cucitura, un passetto indietro e un grande passo in avanti, così. Un passetto indietro e un grande passo in avanti. Chi non ama usare la colla, questo è il metodo perfetto per attaccare i capelli, ma anche spesso per, se dobbiamo fare una acconciatura particolare, magari la colla può essere vista, possiamo usare questo metodo, perché qui la colla non c'è e tutto viene, è molto accurato, guardate, molto fine come lavoro, ma vanno bene tutti e due, non vi fate scrupoli, per favore, non vi fissate su niente. La vera tecnica è non avere le tecniche, darsi sempre la possibilità di migliorare, di cambiare all'infinito. Quindi non vi fissate su niente, per favore, né su quello che faccio io vi do lo spunto per lavorare. Se vi piace usate le mie tecniche, non sono mie tra l'altro. Allora, stavo pensando di semplicemente, senza tagliare, girare e andare in su. Che ne dite? Se faccio così, così non si vede, quindi arrivata qua
aiuto a questa treccia di girarsi. Così. Fisso un po' meglio su questi punti finali. Questo sì. Qui devo un pochettino, un po' di più. E giro. Giro. E la rigiro così. Capito? Quindi adesso faccio uscire qua sopra il mio filo, in modo che non mi si intreccia con i capelli. Così. E da qui vado dall'altra parte. Lascio un centimetro, ma un pochettino meno, perché basco dopo ci copre. Questi devono essere abbastanza fitti sotto i livelli. Soprattutto ultime due. Penso che ci riusciamo a fare in circa 4 strati. Quindi quando avete lasciato, adesso vi dico, sempre un centimetro, sì, è un centimetro. E sempre passo indietro, poi un grande passo in avanti. Continuiamo a fissare i nostri capellucci. E voilà, sono arrivata dall'altra parte, sempre alla cucitura. Da qui devo controllare se è già ora di passare alla fronte, perché noi dobbiamo mettere i capelli anche qua davanti, ovviamente. Quindi, se io vado qui, potrei già... Secondo me sì, perché i strati sono pochi. Sono davanti, dopo ci sono troppo pochi capelli. Quindi io da qui non giro più, ma vado avanti. Identifico però prima di tutto la mia fronte. Questa è la parte abbastanza importante, che i capelli non siano né troppo bassi. Alti possono essere, perché avendo il basco poi non c'è problema. In ogni caso, posizionandolo bene, tutti i difetti vengono coperti. Questo è anche un grande vantaggio per chi inizia adesso, perché così, se qualcosa è andato storto sulla testa, metti il cappellino, tutti i difetti scompaiono. Con cosa vi posso evidenziare la... Prendo il pennarello forse. Aspettate un attimo, pennarello, ah, eccolo qua. Ecco, uso questo pennarello per i tessuti che uso di solito. Allora, un po' più bassi della cucitura, non voi, ma non so se avete fatto uguale, perché chi lo sta facendo adesso e non avendo ancora il kit e carta modello, probabilmente l'ha fatto a occhio. Diciamo, se a occhio prendiamo questo e sopra, scendiamo di un centimetro e li facciamo passare qua i capelli. Ok? Comunque sul cartamodello ho deciso di ingrandire un po', di allargare un po' l'elisse. Quello era troppo stretto. Adesso l'ho allargato, infatti ho fatto, guardate, ho fatto il cartamodello un po' più grande. Voglio che la faccia diventa un po' più rotonda, cioè la testa. Così è diventata la zucchettina, è molto carina lo stesso, mi piace. Però con l'elisse così sopra diventa ancora più larga
verso queste parti qua. Quindi una volta che abbiamo messo il nostro limite, cerchiamo di seguirlo, e andando in su così vedete, tocchiamo questa linea e proprio sopra la linea ci metto la cucitura. Si arricciano un po', nascondono quello che faccio. Comunque questi video poi verranno caricati anche tutti sul mio canale YouTube. Adesso l'ho un po' trascurato, la verità, però li ho tutti registrati, quindi questi giorni cerco di... Veramente, sapete, mi sa che appena finisco la bambola li carico, perché così metto anche la copertina della bambolina fine settimana. Quindi per chi non vuole cercarle sulla mia pagina, dopo potrà andare tranquillamente a vederle direttamente sul mio canale di Tatiana Govorova, molto semplice, e troverà una playlist dedicata a questa bambolina. A proposito, come la chiamiamo? Che ne pensate? Datemi un po' qualche suggerimento, così su YouTube ci sarà il suo nome. Scriverò tipo masterclass di... va bene? Aspetto i vostri suggerimenti. Adesso sto abbassando, vedete, zac, dritto, e poi qua vado giù e comincio a fare un'altra fila. Quindi non scendo fino alla fine di quell'altra, leggermente più in alto inizio la seconda fila. Questa volta farò mezzo centimetro di distacco, ok? Le ultime due file le faremo più strette, più vicine. Che sennò i capelli sono troppo pochi così. Aspetto i vostri suggerimenti per il nome. La bimba viene un po' francesina, comunque vi do qualche spunto, avendo il basco è sempre piccolina. Avrà la sua picorella, pensate anche a questo, la miletta sulla, questa miletta sulla, sul basco, così un po' abbastanza elegantina secondo me. Magari qualche nome francese, Catherine, come Catherine Deneuve. Avevo già il Catrini, mi sa di no, possiamo chiamarla Catrini, visto che non vedo che... non vi vedo attive per niente. Svegliatevi, bambine! Mi si è finito il filo, però devo fare almeno un modo per concludere. Quindi faccio un nodo di chiusura e poi infilo uno nuovo. Siete accorto di idee anche voi? Allora, ho assicurato il mio filo, posso anche tagliarlo, faccio uno nuovo.
Che puppetta, una bella conciatura anche. Allora, il tipo di filo. Patrizia Benigni mi dice Milù. Mi sa che Milù ce l'ho già qualche piccoletta. Però devo controllare, perché no? Un Minù ce l'avevo, che ne so, io pure sono accorta di nome. Se devo dare nome a tutte le bambole. A volte mi chiedono come si chiama. Io faccio finta di non aver sentito la domanda, perché non si chiama. Date i nomi voi. Io vi do le creature. È come prendere il cagnolino, no? Sì, a volte se è di genealogia importante lo prendete già con il passaporto e ha il nome. Ma spesso prendete un gatto, un cane, le date il nome voi. Così la babbola, la prendete e le date il nome. Suona un po' così, però. Allora, io ho finito qua. Qua faccio molto, molto vicino. Cioè, proprio attaccato l'uno all'altro. Ok? Seguo la linea precedente. Mi avvicino così definitivamente alla appiccicata appiccicata alla prima fila e questa le la cuccio accanto. Essendo la testolina abbastanza grande, vedo che a un metro di capelli ce ne va, se ne va tutto. Se no, per una bimba come questa probabilmente ci vuole, se vogliamo fare tutta la testa, per bene spesso ci vuole un po' più di un metro, anche se dipende dalla nostra bravura, a volte ce la facciamo anche con un metro. Una volta fatta la fronte, continuiamo ancora qua e facciamo l'ultimo. L'ultimo giro. Anche dietro. Beh, qua davanti bastano due, perché vedo che sono molti, sono tanti. Basta per fare far vedere che ce l'ha, insomma. Dietro è un po' più diverso. Allora, io sono arrivata un'altra volta alla cucitura, quindi qui continuo a scendere. Come ho già detto, faccio uno strato molto vicino allo strato precedente, anche dietro, perché questo è ultimo. È importante che non si vede la testa, la pelle, come si dice. Anche perché, cioè anche, scusate, stavo, penso e poi dico solo la frase finale di quello che ho pensato. Andiamo bene, se siete telepatiche mi potete anche capire, ma se no, difficile. Volevo dire, stavo pensando del basco, che
il cartamodello per questa bimba non ce l'ho ancora, quindi lo faremo in diretta anche il cartamodello, capirete come si sviluppa il cartamodello del basco, che alla fine è molto semplice. E soprattutto capirete come realizzarlo, perché avevo fatto un post, quando l'avevo fatto per i Minion, avevo fatto anche un post con il cartamodello, ma con il cartamodello e con tutto il procedimento, ma fatto solo di foto. Non so se era abbastanza chiaro per tutte. Che sono sti figli? Non so se era abbastanza chiaro per tutte il procedimento, quindi in questo caso avrete possibilità di rivedere chi lo avevo già provato a fare. Se è per la prima volta per voi, non c'è problema, vedrete in che maniera si può realizzarlo. Allora, io sono arrivata all'ultima cucitura, qua vorrei terminare, penso che mi basta anche per dietro. Sono abbastanza fitti per la bambolina così piccola, sono più che sufficienti. Filo sta qua, io taglio 3 cm di più perché anche qua faccio la pieghetta, faccio la piega lì dentro, così, ecco, per far sì che non, i fili restano all'interno, e mi assicuro questa cucitura. Con la cucitura l'ultima parte, la parte terminale, qua magari facciamo qualche passaggio in più. Un altro vantaggio, secondo me, di cucire, in questo caso perlomeno, i capelli, è che non sentite sulla testa la colla. Di solito quando si indurisce diventa molto dura, questo lo sapete. Taglio. Avendo la testa morbida non si sentono queste cose della colla, no? Avendo cucito i capelli. Allora, adesso è ancora questa, ecco, questo risultato che non è un risultato. La bimba direi che viene bellissimo, come sempre. Zaccati. Qua le mettiamo il capellino. Capellino, cioè il basco. Basco francese, li faremo oggi pomeriggio. Quindi preparatevi una malina, penso malina, voi se volete usare anche un tessuto è lo stesso, ma malina vi permette un po' di manipolarla meglio sulla testa. E facciamo questo. Il basco, lì facciamo anche il viso, quindi la trucchiamo, metteremo il nastro sulla vita, così domani faremo solo la pecorella, va bene? Io per adesso vi saluto, cari amici, vado un po' a fare le mie faccende anch'io. C'era anche Gisella che mi guardava, buona giornata cara. Buona giornata a tutti voi ragazzi, vi aspetto, c'era anche Mariangela, ciao cara, non vi devo sul telefonino la verità, li vedo adesso sopra i vostri nomi, quindi in ogni caso, e chi non ho salutato vi saluto adesso, vi auguro buona giornata e ci vediamo nel pomeriggio, verso le 2:30, 3, così, va bene? Seguitemi, tanto vi arriva la notifica che ho iniziato la diretta. Ciao, buon pranzo!